quanto strati e paesi e città io conosco e quanto treni a scendere e a inchianare, quanto facce di uomini, di femmine, di picciritti che salutano e lo treno che passa e li robbi stenduti e li trizzi dagli alla finestra. Quanto notti e quanto voti, puntare i denari, con la mano tra la sacchetta affondata, e quanto strada, con i piedi che dolino, e lo cuore che si squaglia come gira. Sul crinale del displuvio tra Lametes e Carcinius, i fiumi Amato e Corace, sorge il suggestivo centro di Tiriolo, una caratteristica cittadina del Catanzarese da dove si gode uno spettacolare scenario che dal monte Tiriolo si apre in tutta la valle Lamettina, spaziando fin sullo stretto di Messina e delle isole Eolie. Tiriolo nasce più di 2500 anni fa per opera dei Greci e successivamente abitato dai Bretti, di cui rimangono molte testimonianze. Interessante la zona archeologica che ci riporta le sue vestigia di insediamenti preistorici dell'età della pietra. Di questo aspetto interessante ascolteremo esperti del ramo e faremo vedere parte di quanto è stato riportato alla luce. Un altro filone interessante di questa zona è la religiosità contraddistinta dalla grande fede dei tiriolesi che antichi documenti riportano. Un passaggio sofferto quello del rito greco ortodosso al rito latino, specie per quei paesi dell'entroterra della Calabria dove fiorivano monasteri latini e greci, in cui per lungo tempo ci fu la comunione delle due religioni. Una latinizzazione che dopo lo scisma del 1054 anche qui a Tiriolo è stata lunga, tanto che tra i primi documenti di quanto avveniva nei monasteri calabresi è descritto il pagamento della decima dei clericorum nel 1324. Anche i monasteri di Tiriolo erano soggetti al pagamento della decima e citiamo quello di Sancte Marie, dove si legge in Castro Tirioli e Usdem Neucastrensis Diocesis Presbitero Ioannes pro seconda decima tari 1 e grana 10. Così la decima era pagata anche dal monastero dei Sancti Angeli. Giungere a Tiriolo significa tuffarsi nel passato, respirando cultura, tradizioni, gustando anche la cucina tipica. Benvenuti a Tiriolo. Era un cargo pesante che si portava un tempo per prima per attingere l'acqua alla fontana e poi portare ovviamente tutto il peso sulla testa fino a casa. Benvenuti, benvenuti a Tiriolo, siamo in provincia di Catanzaro, siamo un po' in collina, quindi fa un po' freddo. Andiamo a conoscere questo paese, venite con me.
Salve. Ti cogliamo sole, eh? Ti cogliamo sole? Sì, ci scure, no? È vero. Calantenna cerco guai. Voi che portate? Niente. Che bombo ti porto io? Una volta la via che sta io. Adesso non ce l'avete più. Mo non ce l'ho più, ma regalo. Che facevate? Che lavoro facevate? Eravamo alla campagna, venivano i mali, che c'era corrente. Corrente niente. Che avevi allora, i vacchi o i pecore? E pecore. Allora, quanto pecore ne avevo? Una novantina. E vi ricordavo tutti? Tutti. A una, la mia contare. Che si è per dire... Avevo un telecunto dove su, da un su, avevo i miei giovi. E voi che facevo? Che facevo quando eravate più giovani? Com'è? Che lavoro facevate? Faceva la muratore. Muratore? Sì. Sempre qua? Milano. Ah, vi ricordate quando sono andato a Milano? Quando gli sto a Milano? Quando emigrasto? Quando era piccolo. Ragazzino? Aveva una ventina di anni. Vent'anni? Quindi vi ricordate bene? Sì. Com'è stata Milano? Com'è arrivato? Bene. L'impatto com'è stato? Come qua? Lavoravo. C'eravo pure voi a Milano, no? Sì. A posto mi contavo che io che facevo io. Voi che facevo? Lavoravo. Che lavoro facevo? A un cotonificio. Cosa? A un cotonificio. Un cotonificio a Milano? E qui invece da che età siete partiti? Sono tanti anni che sono qui adesso. Siete di Tirione? Sì. Io sto a Milano a chi età? No, io sono stato a Milano. Sì, ma siete nativo di qua? O no, nativo di qua, sì. A che età siete andato a Milano? Avevo 25 anni quando sono andato 25. A Milano. Vi incontravi a voi? No. Vi conoscevate qua? Siamo conosciuti qua da poco. Lui è di San Pietro. Ah, San Pietro? Qua vicino, San Pietro Apostolo? San Pietro Apostolo. È lontano da qui? 9-10 km. È più bello San Pietro? Eh? È più bello San Pietro o Tirione? Uguale. E come mi ha sbarcato con Cattiglione? No, abito ancora in abito, a San Pietro. Vigno qua ogni tanto. Poca fecca, che bello stavo fatto? Ogni tanto vigno, no? È in pensione lui, no? E quindi? Si sta toccando morso. Salve! Che fate di bello? Mi siete un solo come lucerto? Che lavoro facevate voi invece? Carpentiere? Sempre qua oppure voi emigrato? No, voi emigrato 22 anni. Dove? Aosta. Ah, oh, faceva fritto. Più freddo di Tiriolo da Aosta. Chi sci vi imparaste vogliato? Sugli sci, siete capaci? No, niente. No. Mattina cognac per riscaldarsi, vero? Mattina sì, posso avere la mensa. La famiglia l'avevate su? No, qua. L'avete lasciato tutto qua e andate su? Sì. Siete andato su? Pure voi siete emigrato con la famiglia lasciata qua? No, io sono stato a Milano con tutta la famiglia, poi siamo venuti qua. Siete diventati tutti insieme? Sì. I figli ce l'ho a Milano. Senti, che giochi facevate da bambini qua? Tutto, quello che capitava. Che tipo, per esempio? Io non so, cos'era? Giochi, quando eravamo piccolini, che tipo prima che ci sposavamo. E a chi giocavo? Si giocava. A come bucciate, se, a nascondiglio. A nascondiglio, poi? Quello che si capitava. Altri giochi che vi ricordate voi? Che cosa? A San Pietro, siccome giocavano solo a nascondino a San Pietro, a chi giocavo? A voi stesso, a nascondino. Sulla mucciatella? Sì, mucciatella. Sì. Basta? Sì. Uh-huh. Una volta. Oppure, no, voi voglio mucciare i pecore. Invece io e pecore giocavo allo strumbolo. Che è lo strumbolo? Con uno spacco tirava il operozzo. Noi chiamavamo un strumbolo. Con uno spacco, poi in quei tempi era ragazzo, perché io sogno un'altra giornata. Ancora si alzava? Meno male 5. 5 al mattino. Poi ci vave, muoi ci dava da mangiare, muoi mungie. Mungeva la mattina e poi pure la sera. Mattina. Mattina. I ricotti facevo, poi vendevo voi. Sì, voi. Vendevo girando vendendo voi i ricotti. E portavamo qua. Come davo? Ricotti! No, girare i ricotti no. Però sapevano già i clienti che... Mi vedevano? Mi vedevano. Stavano ancora arrivati, no? Esatto. Mi vedevano ricotti! No. Ricotti! Una volta che c'erano i tempi. E stagione andare al fiume, a fare un bagno, c'era qualcuno che conosceva il mare. Canta Ciumara, no? Canta Ciumara. Quando corria l'acqua?
scorria l'acqua. Ma non giovi niente, è vero? Facciamo uno. E che non ti ne importava, l'inviato. E la fredda l'acqua da giovare, sì. Stagione no, stagione sta per bene. Facciamo uno, allora, io chiamavamo uno. A Gurna. Davanti facevamo un pezzo di muro, un pezzo. Ubudu. Ubudu. Ubudu, cavo chiamavo. Ci mettevamo le pezze davanti, frasche, cose, muovevamo l'acqua. Non c'erano niente cose. E chi è che ti ha girato? Chi è? Per cazzo. No, serpo non c'era. I corsuni erano sopra la zona, mentre che non venivano. Poi chiamavamo Cerasa. A chi? Ciliegi, i ciliegi chiamavano noi Cerasa. Ai Cerasa? Cerasa. Ma mollava a ciliegi. Non c'è strada. All'arrangiamento. Una tira l'altra. Una tira l'altra, cotte, crude. E mangiavamo tutti. E il nonno invece che lavoro facevate voi? Manovale. Manovale dove? Qua? A Tiriolo. A Tiriolo. Sempre a Tiriolo. Tiriolo, Catanzaro, Soverato e Reggio Calabria. Quant'anni avete? 95. Complimenti. Grazie. 95. No, anni, bicchieri di vino non si contano. Però no, così dice. Faccia vedere un numero, ya. Numero? Ya, ya, ya. Ma per quello magari. Faccio fritto. No, generale dei carabinieri. Vi siete sposato con una di Tiriolo voi o no? Sì, sì, di Tiriolo. Adesso sono solo che è morta mia moglie. Eppure voi una di Tiriolo? No. Voi San Pietro Apostolo. San Pietro Apostolo, sì. Ma ci ho chiesto voi, ci mandaste una baciata. Avete vicino la verità? Ce l'ho detto io. Sicuro? Sicuro. Perché una volta si usava... Non ci ha mandato la baciata, no? Allora non ci ha mandato. Con cui ci ha mandato, vi ricordate? Con altre guaglione, che insieme. Ci ha visto se mi va, che mi voglio fidanzare. Mi vo o non mi vo? Così si dice una volta. Allora, no. E poi... Alla fine ha ceduto. Ha ceduto. Come vi chiamate? Felice Scozzafava. Felice Scozzafava. Feliciano. Feliciano, dicevo. Mo sono bisnonno. Mo adesso ho 5 figli. E rimanevi solo. Alla Yucca, però che ne sono per cazzo suoi? Quando venire a prestare la mia, ma chi? Non può stare con voi. Esattamente. Senza per televisione, certo. Esattamente. Allora, televisione niente. Senti, Ugliazzo dov'era? Dove l'aveva Ugliazzo? Un fiasco? No, Ugliazzo, la stalla dov'era? Nella campagna. Lontano da qui? Sì, lontano. In Sila dove, no? No, qua vicino al fiume di Miglierina, sotto, basta. Andando per Tiriolo, non si può non parlare del mitico Re Emilio, al cui nome si richiama una grotta dritta a Cunicolo, che dal centro del crinale si perde nelle viscere del Monte Tiriolo. È il protagonista di una leggenda nella quale sono coinvolti una famiglia regale, una fanciulla bella ma povera, l'ingenuo servo e un gallo. Miglio, rampollo principesco, si invaghisce di una giovane popolana, con la quale compie una fuga d'amore, perché i propositi di coronare felicemente il loro sogno vengono contrastati dalla madre. Sul giovane in fuga pesa la maledizione dei genitori, sciogliersi come cera colpito dai raggi del sole. Miglio può incontrare la moglie e il figlio nato dall'unione con la fanciulla soltanto di notte nel lungo cunicolo naturale che dalla cima del monte arriva fin sul mare, nei pressi della foce del Corace, dove nel frattempo aveva trovato riparo il resto della famiglia. Il giovane viene avvertito del sorgere del sole dal canto del gallo. La bella storia d'amore tra il principe e la popolana, arricchita dal sorriso di un fanciullo rubicondo, va avanti per parecchio tempo, fino a quando le fate hanno deciso di non far cantare più il gallo. In quella fatidica alba, sorpreso dai raggi del sole, Miglio, in preda alla disperazione, al servo fedele che chiede conto del lascito delle ricchezze, predice di lasciare tutto al diavolo, il quale a sua volta, diviso il denaro in tre gruzzoli,
oro, argento e bronzo, lo nasconde nelle viscere del monte. L'incantesimo narra la leggenda, in conclusione, si può solo rompere con il ricorso a pratica diabolica. Ciao Lucia. Ciao. Tommaso. Allora, argomento che abbiamo trattato spesso nella nostra trasmissione Radici, parliamo di olio, parliamo di olive. Che zona è? Allora, siamo in Tirolo, siamo a 700 metri sul livello del mare. La nostra azienda è prettamente olivicola. Abbiamo circa 200 ettari in gestione e proprietà lungo tutto il territorio. La principale cultivar nostra è la Carolea. La nostra attività è iniziata mio padre negli anni 50. L'oliva quella più grossa. L'oliva più grossa, sì. Più grossa, che è duplice attitudine. Può essere anche utilizzata come oliva da tavola. Lo viene spesso utilizzata come oliva da tavola? Sì, principalmente nei terreni irrigui. Non è la nostra zona questa. Abbiamo qualche ettaro di oliva specializzato dove facciamo questo tipo di olive, però. La collina vi consente di avere un prodotto di primissima qualità. Di primissima qualità, perché innanzitutto da noi la mosca colpisce poco, essendo così in alto abbiamo dei climi abbastanza freddi, anche d'estate, specialmente di notte, quando la mosca fa il suo lavoro. Ecco. Parlo un po' con lei, quante olive raccogliete? L'azienda è un'azienda di medie dimensioni. Nel corso degli anni, come diceva prima Tommaso, i fratelli Torchia hanno migliorato l'azienda sia dal punto di vista proprio degli impianti, per cui attualmente abbiamo circa 300 ettari, come diceva Tommaso prima, di uliveto, e seguiamo soprattutto tutta la filiera, per cui oltre alla proprietà degli uliveti, l'impianto di trasformazione è il nostro. Utropito. Il trafitto è stato il cosiddetto trafitto che l'ha iniziato mio padre negli anni 50, quando ha iniziato l'azienda. Trazione meccanica all'epoca? Sì, all'epoca si è partiti con una molazza e due presse e un separatore, niente di più. Oggi invece è cambiato tutto, infatti l'eccellenza della qualità è dovuta principalmente al metodo di raccolta, che negli anni 90 abbiamo meccanizzato un po' tutto, principalmente la raccolta e successivamente anche gli impianti di estrazione. Si raccoglie ormai l'oliva verde? Sì, sì, l'oliva verde si raccoglie e noi si può dire che con le mani non la tocchiamo più, non tocchiamo né l'oliva né l'olio. Abbiamo un prodotto che finisce direttamente in cisterne di acciaio, lo mettiamo sotto azoto dopo un'accurata filtrazione e questo ci consente di fare una qualità abbastanza elevata. Allora, acidità, da quello che ho capito io, zero. Fai un po' la promoter. Sì, certo. Io innanzitutto diciamo preciso che si tratta appunto di un olio monocultivar da Carolea, che è la cultivar autoctona della provincia di Catanzaro, e che profilo sensoriale ha l'olio? Perché lei parlava prima di acidità, però ormai lo sappiamo bene, l'acidità è soltanto uno dei parametri che definisce la qualità di un buon olio. Gli attributi che devono essere individuati sono l'amaro, piccante, il fruttato. Il nostro è un olio che ha un fruttato solitamente medio, così come l'amaro e il piccante generalmente hanno un rapporto equilibrato che consentono di utilizzarlo facilmente con molte pietanze della dieta mediterranea. Questo, il risultato, l'ottenimento di un prodotto di qualità è il frutto di un lavoro che nel corso degli anni ci ha visti impegnati nel miglioramento sia dal punto di vista della coltivazione della pianta, sia dal punto di vista proprio degli impianti e delle attrezzature, per cui attualmente disponiamo di un impianto che è molto all'avanguardia, lavoriamo a freddo con un sistema cosiddetto a due fasi che ci consente di non utilizzare un grande quantitativo di acqua
l'acqua nel processo di estrazione, ottenendo quindi un olio con un elevato contenuto di polifenoli, a cui, come ormai sappiamo, si ricollegano gran parte delle proprietà salutistiche riconosciute all'olio extravergine d'oliva. Allora, no, siccome si parlava prima di cibo da, come dire, aggregare all'olio, sì, io prediligo da sempre il pane per assaporare l'olio. Ecco. E, lo farò in questo momento adesso, facciamo tutto in presa diretta. Certo, abbiamo preparato la classica fettina di pane proprio per far assaggiare l'olio. Addirittura con grano germano, da quello che ho capito io, che quel il grano scuro. Abbiamo scelto un pane adeguato proprio per cercare di esaltare le caratteristiche sensoriali di entrambi gli alimenti, anche perché noi cerchiamo sempre di puntare su un legame tra il prodotto agroalimentare, nel nostro caso l'olio, e il territorio, perché crediamo che da una valorizzazione di uno possa necessariamente trainarsi anche l'altro. E visto che la Calabria ha a disposizione un territorio che dal punto di vista turistico vanta di grande prestigio e dei prodotti, tra cui appunto l'olio, di notevole importanza, legarli e promuoverli insieme, insomma, ci sembra una buona opportunità. E voi oggi in questo modo ci rendete... ci date la possibilità proprio di mettere in evidenza quello che è stato il nostro lavoro, il nostro impegno negli ultimi anni. Parla sempre così assai. Anche di più. Anche di più. Tipo donna, no? No, ma principalmente quando parliamo di olio. Ho capito, no, si esalta. Sì, io ricordo la merenda da bimbo era quella, pane, olio e c'era anche lo zucchero. Oggi ne facciamo a meno, anche perché lo zucchero, abbiamo scoperto che fa male, pure lo zucchero, quindi lo evitiamo. Assaggiamo quest'olio, vediamo, quest'olio extravergine, da quello che riusciamo ad aprire, sì. Eccolo qua, abbiamo aperto, perfetto. Una piccolina, eccola. Grazie, grazie, a posto. Allora, andiamo a assaggiare l'olio di tiriolo. Di tiriolo, è nato qua e viene consumato sul posto. Non lo vuoi. Beh, bontà estrema, che devo dire, molto buono, complimenti. I maggiori fruitori di questa tradizionale colazione, diciamo così, merenda, attualmente sono i bambini. Noi cerchiamo spesso di coinvolgere in diverse iniziative proprio i ragazzi, perché possano, come diceva lei prima, assaporare quei... Si dovrebbe fare nelle scuole questo. Noi all'interno dell'orificio abbiamo adibito una saletta e ospitiamo diversi bambini ogni anno, e lei è la principale. Diciamo che cerchiamo di coinvolgerli per fargli riscoprire quelle che sono le nostre tradizioni, partendo dal presupposto che l'olio è uno dei fattori, uno degli alimenti trainanti dell'economia calabrese, e quindi mi sembra giusto che, oltre che il principe della dieta mediterranea, mi sembra giusto che i ragazzi siano informati di quelle che sono le potenzialità del nostro territorio e poi possano essere uno strumento per riportare a casa e divulgare quelle che sono... L'olio d'oliva è un toccasana. È un toccasana, sì, una vera medicina, insomma. Un'elisir di lunga vita. Brava, brava, brava. Meglio prevenire che curare. Certo. E questo previene, ok? Sicuramente. Arrivederci. Arrivederci, piacere, grazie. Buona giornata. Siamo all'interno del museo di Tiriolo, siamo col sindaco. Allora, raccontiamo questa struttura. Sì, Tiriolo. Parlare di Tiriolo significa riferirsi senza dubbio a uno dei centri più, dei borghi più belli della Calabria, uno dei borghi più suggestivi, interessante per la sua storia, per la sua cultura, per l'archeologia, per la gastronomia, per l'arte, per l'artigianato, per il paesaggio naturalistico. Basti pensare che Tiriolo, grazie alla sua felicissima posizione geografica, in un solo sguardo può abbracciare lo Ionio e il Tirreno, e lo Stromboli fumante con l'Etna e tutte le isole che stanno intorno allo Stromboli. È una realtà ricca dal punto di vista culturale, sociale,
economico e una comunità formata da gente gentile, cordiale, ospitale. E intanto volevo ringraziarvi per questa vostra visita che ci dà l'occasione di invitare turisti calabresi a recarsi a Tiriolo, a venire a Tiriolo dove vivranno in una comunità ospitale, armoniosa e da sempre accogliente. Allora, parliamo un attimo delle origini del posto, anche perché avendo recuperato il loco, tutto questo materiale vuol dire che altre civiltà hanno vissuto qui. Certo, Tiriolo nasce nella notte dei tempi, abbiamo dei reperti che risalgono al Paleolitico, abbiamo dei reperti che risalgono alla Magna Grecia, alla cultura bretta che qui si insediò stabilmente, alla cultura greca, alla cultura romana, alla civiltà bizantina. Abbiamo una ricchissima raccolta di monetazione, di monete, alcune provenienti proprio dalla Calabria orientale, Caulonia, Locri, e alcune addirittura provenienti da alcune regioni dell'Asia. Quindi ciò significa che Tiriolo ha una storia antichissima e anticamente era un centro commerciale. Lo testimonia proprio la presenza qui forte di monete, di reperti provenienti da varie civiltà. Infine, ma non per ultimo, volevo aggiungere il Monte Tiriolo. Il Monte Tiriolo dal quale è possibile dominare l'Istimo e dove nidificano due maestosi falchi, la Poiana e il Falco Pellegrino. E questo è un grande motivo, deve essere un grande motivo di attrazione anche per coloro i quali vogliono trascorrere nella nostra comunità, nel nostro comune, insomma, un weekend o anche una settimana. Tiriolo offre un pacchetto disponibile ai nuclei familiari, a singoli, pacchetti che possono andare da un weekend e come si può arrivare addirittura ad una settimana, perché c'è tantissimo da vedere. Senta, io facendo una passeggiata così sommaria sul corso, grazioso devo dire, ho notato anche dei portali eccellenti, di grande fattura. Sì, sono dei portali antichissimi perché Tiriolo è da sempre, come le dicevo prima, patria dell'artigianato, dell'arte e ricchissima la presenza pure di maestri artigiani. Quindi anche scalpellini? Sì, si lavora il legno, si lavora la pietra e insomma è un paese che rappresenta il faro del turismo artigianale, archeologico e culturale. Poi nei particolari abbiamo delle persone, degli amici che si sono resi disponibili, che entreranno proprio nel particolare, e diranno insomma, approfondiranno la materia sui portali, sugli scavi che sono recenti di un annetto fa. Un annetto fa è stato inaugurato questo parco bellissimo archeologico che rappresenta un valore aggiunto per la nostra comunità e per il nostro territorio. Senta Sindaco, parlando di Tiriolo non possiamo non parlare dei vestiti tipici, perché le donne di un tempo, le classiche pacchiane, erano vestite in un certo modo, in qualche modo resiste. Sì, purtroppo ormai sono pochissime le donne, soprattutto anziane, si contano sulle dita di una mano, che ancora vestono il costume tradizionale, ma proprio in omaggio a queste nostre donne il Comune di Tiriolo ha realizzato un museo del costume tradizionale che da qui a breve vedrete, che non raccoglie solo i diversi costumi tiriolesi, ma raccoglie i costumi provenienti da diverse province calabresi, dalla provincia di Cosenza, la provincia di Reggio e insomma da diverse località anche sperdute, e questo è un omaggio che abbiamo voluto e rappresentare, dare e soprattutto a coloro le quali ritenevano insomma vestire in modo tradizionale. Allora, siamo con Tommaso Leone che ci descriverà i reperti di questo museo a dir poco interessante. Sì, allora diciamo, il museo nasce nel 1995 per volere di alcuni tiriolesi e con la collaborazione della soprintendenza archeologica naturalmente. E si fa questa esposizione insomma, sotto la guida del dottore Spadea e allora insomma soprintendente la dottoressa Elena Lattanzi. Insomma, ci mettiamo insieme e cerchiamo di
costruire questo museo. Insomma, ci sono delle aperte importanti, alcune cose. Sì, andiamo a vedere qualcosa che credo sia appartenuto a qualche necropoli in giro, perché vedo. C'è un po' di tutto, ci sono materiali che appartengono alle, diciamo, ai corredi delle tombe, ci sono materiali che appartengono alle case, perché ci sono anche le case, le abitazioni. C'è Donno Pietro, che è una località qui vicino, dove naturalmente c'erano queste abitazioni dei Bruzzi, insomma, abitazioni anche di un certo livello, cioè con pavimentazione addirittura in mosaico, insomma, degli intonaci, decorazioni tipo le antefisse. Avete rinvenuto anche ciò, anche i mosaici? Sì, c'è qualche mosaico, tipo per esempio lo scavo che è stato fatto adesso, un edificio che andremo a vedere, che sta proprio qui vicino al museo, sono venuti fuori dei mosaici, uno particolarmente bello, insomma, dove si vedono questi due delfini, sono due delfini raffigurati, insomma, questi mosaici più delle monete, sono state rinvenute per esempio 100 e più monete in argento, poi di monete e tiriolo, monete, comunque, che origine, monete diciamo puniche, del periodo appunto punico, con che fa vedere appunto il passaggio anche di questi cartaginesi, e con i bretti forse si allearono. Si arrivava dal mare e poi si riprendeva dentro. Ma anche le monete che abbiamo nel nostro monetiere, qui insomma, sì, c'è una sequenza di monete, molto interessante, di monete e bretti, addirittura ci sono i tondelli della zecca, che sono questi che si vedono, sono stati rinvenuti sempre in vicino a questo edificio negli anni '80. Questi sono i tondelli del. Come venivano prodotte le monete? Venivano prodotte le monete. Qui venivano poi naturalmente punzonate, tagliate e messe in circolazione. C'è una sequenza di monetazione appunto di bronzo dei Bruzzi, però i Bruzzi coniarono anche moneta in argento e addirittura anche monete d'oro. Trovate sempre a Tiriolo, mi pare 10-12 monete d'oro che si trovano oggi al Museo Nazionale di Napoli, insomma, abbiamo anche le cose un po' sparse. Se le sono portate via, insomma. No, nel 1700, quando le hanno trovate qui a Tiriolo, sotto i Borboni, una famiglia le ha regalate al re lì a Napoli e poi sono rimaste, come la famosa tabella di bronzo dove c'è l'editto inciso su questa legge del 186 avanti Cristo, con la quale Roma vieta i culti bacchici che avvenivano qui a Tiriolo. Noi abbiamo la copia, però l'originale, che è stata trovata sempre nel 1600 dai principi Cigala, viene regalata al re a Napoli e da lì va a finire poi a Vienna, l'originale adesso oggi è a Vienna. Allora, altro giro su queste monete, vedo. Sì, poi ci sono tutta una sequenza, ecco, le monete per esempio ci fa vedere. Roma. Ci sono quelle di Siracusa, quelle di Crotone, quelle di Terina, di Nuclea, di Vibo, addirittura poi ecco le monete puniche, questa è una moneta punica, la moneta di Cartagine, insomma, dove si vede la dea Tanit, dall'altra parte c'è il cavallino. Sono comunque monete che ci fanno vedere che qui doveva esserci un certo mercato. Sì, quella di Vibo. Poi ci sono naturalmente le monete romane, tutta la sequenza delle monete romane imperiali, poi quelle bizantine, le monete normanne, insomma, man mano che poi andiamo qui, per esempio siamo già sul castello di Tiriolo, nell'epoca più recente ci sono le monete, diciamo, borboniche, che poi chiudono un po' il quadro. Le monete, ma questa è una piccolezza, perché nei depositi, pensate che ci sono centinaia di monete che ancora devono essere restaurate e poi naturalmente esposte, quando decideranno gli studiosi a volerle esporre non lo sappiamo. L'importante è un'altra cosa che vi voglio far notare, perché Tiriolo è famoso anche per le iscrizioni. C'è un'iscrizione su lamina di piombo, questa ha a che fare anche con le nostre tradizioni, adesso noi insomma, ci colleghiamo su queste cose, e diciamo che è una maledizione che viene incisa su questa lamina per colpire il nemico, viene piegata con un bigliettino, è stata tradotta, ecco, la dottoressa Lazzarini è una studiosa insomma, per quanto riguarda le iscrizioni antiche, è addirittura in lingua greca. Cioè, qui siamo in territorio italico, cioè dove i bretti naturalmente la loro lingua principale era l'osco, però si ellenizzano e parlano anche in greco. Infatti la prima popolazione, secondo gli studiosi, insomma, è la popolazione bilingue, parla sia il greco che Hermes, perché la paralizia, paralizzi anche l'anima, quella, la lingua e l'energia, la forza vitale, quella dei giudici ributtante, fredda e odiosa. Parole terribili. Sì, ce l'avevano con questi giudici che forse hanno aiutato questa donna in qualche processo e fanno questa. Perché all'epoca c'era la corruzione, molto probabilmente sì. Insomma, che fanno? Incidono questa formula magica, come dicevo, su questa lamina e va fatta scivolare poi in una tomba di uno che era morto da poco, c'è Hermes che è nominato anche qui, sì. Hermes, dove è il messaggero degli dei, deve portare il messaggio al Dio e il Dio colpisce il nemico. La famosa fattura, una legatura, insomma, chiamiamola come vogliamo. Probabilmente da lì sono nate le fatture. Sono nate da lì, insomma. Andiamo alla famosa tomba, sì, che custodite qui. Qualche corredo di tomba, sono questi corredi particolari,
con la ceramica bene, insomma, ceramica a vernice nera. Poi c'è un'altra lucernetta che sta per esempio qui, questa volevo farvela notare perché ancora nella lucerna si conserva la monetina che serviva per pagarsi il pedaggio che non si andava di là di là, ed noi l'abbiamo lasciata come l'abbiamo trovata, cioè della tomba dentro, che è venuto poi la... nella lucerna, cioè, facciamo una cosa per vedere, perché è una cosa molto interessante, si vede ancora nella lucerna, quella lucerna c'è la monetina dentro che in... poi, passaggio per Hades, sì, mettevano anche nella bocca, insomma, tra i denti del defunto mettevano anche la monetina, insomma, però questa qui era proprio nella lucerna, l'abbiamo voluta lasciare, forse pensiamo, insomma, che servisse proprio a questo discorso del pagamento del pedaggio. Sì, quelli che sono lacrimatoi, ce ne sono i cosiddetti lacrimatoi, dove la tradizione vuole che le lacrime dei parenti venissero raccolte in questi contenitori, poi messo un tappino sopra, insomma, naturalmente messi nella tomba, così erano le lacrime dei parenti che si portavano, insomma, al di là. Poi ci sono naturalmente sempre nella tomba, ci sono le tazzine, gli oggettini vari. Qui c'è si pensava, insomma, sì, che il feretro dovesse attraversare una sorta di vita. Altri corredi. Ancora, e quindi... Questo è un altro corredo, c'è l'anfora, e poi lo schifoi che si vede qui, insomma, gli altri vasi, vasette, eccetera. I lacrimatoi, sempre cosiddetti, sono qui. Insomma, qui siamo in età? Qui siamo nel IV secolo, già, per esempio, Caulonia, per esempio, Locri, Crotone, erano delle città che già esistevano, insomma, qui intorno. Poi i Bretti, naturalmente, che scendono al centro dell'Italia, vengono qui, occupano questa propaggine, diciamo, della Calabria, proprio per controllare il traffico sull'istimo, insomma, che veniva per esempio dalla Grecia, arrivava a Scolacimo, da lì attraversava poi mezza giornata di cammino, cioè questa parte stretta di Calabria, sì, e risaliva poi per il mare, insomma, saliva, so, per non fare il giro della Sicilia e per non passare dallo stretto di Messina, che avevano paura, insomma, tenevano Scilla, Cariddi, insomma, queste cose. Due mostri, insomma, mitologici. Poi, sempre Tiriolo, la cosa importante, non solo la laminetta, che voglio far notare. Sì, andiamo a vedere questa. Cioè, questo elmo è stato recuperato, fortunatamente c'aveva un contadino qui, insomma, che l'avevano ritrovato, avevano questo elmo, non sapevano nemmeno che era un elmo, insomma, l'avevano utilizzato come vaso, veramente. Poi hanno visto gli archeologi. Un soldato di? E questo qui è un elmo, diciamo, del tipo sannitico, cioè si vede proprio con la forma, si poi è venuto fuori dopo il restauro una serie di decorazioni che si vedono qui, mentre l'altro, che è di tipo greco-italico, sempre trovato pure fortunatamente questo sul monte di Tiriolo. E poi c'è un altro elmo che è importante, noi abbiamo solo la foto qui, e questo ne sono venuti fuori tre, che è tipo sempre questo greco-italico con... la lavorazione a rilievo a sbalzo dietro la nuca, dietro la nuca c'è questa lavorazione, se vogliamo vederlo c'è una foto, abbiamo anche una foto, quella è importantissima, infatti l'elmo di Tiriolo famoso e si trova nel museo provinciale di Catanzaro, perché una commissione di scavi alla fine dell'Ottocento viene qui a Tiriolo ed esegue questi scavi, insomma, all'epoca non sappiamo quanto scientifici fossero i lavori, però insomma... Siamo nella... per quanto riguarda l'elmo siamo sempre nel terzo o quarto secolo. No, quando hanno fatto gli scavi nel 1800, alla fine dell'Ottocento, insomma, prima del Novecento. Era forse agli inizi, insomma. Però trovano questi oggetti e sono conservati nel Museo Provinciale di Catanzaro. Il fatto che sono stati custoditi è una cosa buona. Sì. Andiamo a vedere questa tomba, molto interessante. La laminetta, se ah sì, ecco la laminetta, vogliamo raccontarla? Questa è importantissima, la trovate su tutti i libri di diritto che parlano, insomma, di diritto romano antico, qui c'è questa legge di Roma, insomma, questo editto, e poi alla fine è importante per noi perché con un'altra mano si legge benissimo, dice, da affiggersi nel luogo più facilmente riconoscibile in agro teurano, cioè nel campo ipotetico di questa teura forse, trovate qui poi il nome di teura, teuraniolum, Teuram, insomma, qualche cosa c'ha a che fare poi con il nome del paese. Siamo nel punto dove c'è costruita la tomba. La tomba, allora, è stata, diciamo, adesso è stata poi, come dire, restaurata e messa in esposizione qui nel nostro museo, però stava in una zona
prima di arrivare a Tiriolo c'era una zona, una specie di, c'era questo punto, una specie di collina da dove si controllava i due mari, da lì si vedono insomma benissimo i due mari. Questo era piazzato la tomba proprio in questa zona. E sempre la parte superiore manca perché sicuramente in epoche antiche hanno asportato quello che stava sopra per riutilizzarlo, insomma. Però quello che rimane ci fa vedere l'impianto di questa tomba, insomma. Cioè, c'è una parte della chiusura che è questo blocco, naturalmente doveva avere questo frontespizio con le semicolonne insomma lavorate, e il frontespizio sopra come il tempio greco, e poi naturalmente la sala, la stanza insomma che sta dietro, fatta con calcari più scadenti. Al centro aveva questa specie di cassettina dove avevano messo le ossa, cioè, del primo resti umani? Sì, qui per la prima volta a Tiriolo riusciamo a recuperare almeno diciamo, le ossa di quattro persone, insomma, sicuramente, di quattro scheletri insomma, diversi, perché sono state più o meno studiate così sommariamente, si è capito che c'era almeno una donna, due uomini e un bambino fino adesso, forse... Sono sotto di famiglia. Può darsi, sì, perché poi c'è la cassettina centrale, come dicevo, dove stavano conservate le ossa, forse del primo inumato, un po' combusto, un po' bruciato, insomma, poi con tutto il corredo che adesso poi sarà esposto. Lì ci sono per esempio i crematoi, le lucerne, c'erano almeno una quarantina di tutto il corredo della tomba, in sostanza. Della tomba. Si è conservato perché diciamo non sono arrivati a distruggere la parte inferiore o il basamento, insomma. Allora naturalmente quello che si è conservato siamo riusciti, adesso lo esporremo, poi penso che gli archeologi una volta che lo studieranno verranno pubblicati insomma gli studi, e nello stesso tempo credo che si metterà in esposizione insomma tutto quello che è stato rinvenuto. Grazie Tommaso. Allora, Riccardo Stocco è un archeologo, spieghiamo questo scavo allora. Siamo all'interno dell'area archeologica di Gianmartino, che tra il 2015 e il 2016 è stata oggetto del primo intervento di archeologia stratigrafica a Tiriolo, con dei risultati importanti, importantissimi direi, perché per la prima volta sono state portate alla luce delle vestigia di età brettia, terzo secolo avanti Cristo, in eccezionale stato di conservazione. Abbiamo avuto la fortuna di trovare subito sotto l'erba del campo sportivo di Tiriolo delle murature, come vedete, alte mediamente 1,5 metri, intonacate, dipinte, strutture che furono distrutte da un incendio, stiamo studiando ancora la cronologia di questo evento, incendio che permise di conservare al di sotto le suppellettili, gli oggetti e soprattutto il crollo delle strutture stesse con tutta la decorazione architettonica di questo grande edificio. Lo scavo è grande circa 140 metri quadrati, quindi è un piccolo scavo alla fine, ma prima dell'intervento di scavo vero e proprio abbiamo condotto all'esterno, quindi sull'area del campo sportivo, abbiamo condotto una campagna di indagini georadar che ha permesso di evidenziare come all'interno di tutto il campo siano presenti strutture. C'è mezza città antica subito sotto l'erba del campo. La fortuna di questo posto è stata proprio quella di essere stata conservata sotto un campo sportivo, perché altrimenti la storia di un paese, l'edilizia, avrebbero comunque cambiato e forse anche fatto perdere queste tracce. Senta, in genere i muri in qualche modo parlano, specie quando lasciano segni indelebili come in questo caso. Quindi che tipo di distruzione, che gente c'è? Siamo sicuramente davanti a un edificio di grande importanza. Stiamo valutando diverse ipotesi, quella che stiamo accreditando e proprio in questi giorni stiamo cominciando lo studio dei materiali. L'ipotesi più accreditata, dicevo, è quella dell'edificio pubblico, forse con funzioni sacrali, perché ci sono molti indizi, molti materiali che fanno pensare che qui intorno ci fosse intanto una sorgente d'acqua, quindi probabilmente con un culto legato alle acque, e i materiali stessi parlano comunque di grande ricchezza. Fa presagire ciò? Tutta una serie di... Che tipo di materiale? Intanto l'acqua oggi non c'è più, mentre lo scavo, come vedete, segnala tutta una serie di impianti di canalizzazione che parlano di acqua, che doveva venire proprio dal vicino Monte Gianmartino, che è l'unico punto di affioramento geologico di un particolare calcare cristallino che assomiglia al marmo. Quindi se volevano trovare un materiale di particolare pregio, dovevano venire per forza qui. C'era una condotta idrica che scendeva. Probabilmente una sorgente che qui nasceva, che loro
sapevano catturare, avevano catturato già in antico e che portavano all'interno di questo edificio e forse di edifici che stavano vicini a fianco. C'è una grande vasca davanti alla struttura, ne abbiamo scavato solo un pezzettino, probabilmente era una sorta di grande atrio o piscina e sicuramente collegato sempre alla fonte d'acqua che stava a retro. Abbiamo trovato delle stanze mosaicate, adesso bisogna fare un po' di pulizia, di manutenzione sui mosaici, c'è un mosaico bellissimo, uno dei più importanti mosaici. Sono due delfini e un terzo pesce. Ecco perché l'acqua. Assolutamente, anche in questo caso c'è un altro richiamo. Per quanto riguarda il sacrale, molte statuine votive di donne offerenti, tipo ex voto, molta ceramica miniaturistica e una grandissima quantità di monete di bronzo di epoca Brettia e di argento di epoca cartaginese, che ci permetteranno di dare anche delle datazioni più precise a tutto l'impianto. Sotto il campo di calcio, intendo, ci si metterà a mano o no? Perché noi stiamo lavorando insieme all'amministrazione comunale. Sarà altro luogo per fare un campo? Assolutamente. Quella roba va tirata su. Assolutamente. Il campo ormai non è più campo sportivo da diversi anni, proprio perché era stato bloccato. Questa è già una fortuna. Sì, sicuramente. Questo è potenzialmente, io credo, uno dei più importanti parchi archeologici della Calabria. Quando questo sarà scavato, sì, assolutamente. Anche perché appunto non è facile trovare le cose in questo stato di conservazione. Quindi, chi avrà dimorato qui? Che tipo di città ci poteva essere? C'era un centro. Una piccola città c'è? Sicuramente, c'era un centro, si parlava di piccolo villaggio Brettio fino a poco tempo fa, adesso siamo convinti che c'era un centro molto importante, più molto più grande, molto più allargato. C'era la sacralità dell'acqua? Certamente, certamente. Teniamo conto che sotto il Palazzo Cigala, l'attuale scuola del paese, nel 1640 è stata trovata la tavoletta bronzea che avete visto al museo, qui è conservata la copia, l'originale è a Vienna, ed è una delle più importanti iscrizioni latine romane che parla di una legge specifica fatta nel 186 a.C. per reprimere i riti bacchici. Quindi Roma arriva e dice basta, chi si permette ancora di fare culto di Bacco e riti orgiastici verrà punito duramente. È un originale. Vogliamo spiegare nel dettaglio cos'è il rito? Il rito bacchico è una serie. Ovviamente prevede l'uso abbondante di vino, nella tradizione, per quello che apprendiamo dalle fonti, è un rito misterico, come dire, legato a un'antichità classica profonda, di origine greca, sempre visto come potenzialmente distruttivo dell'ordine costituito e, come dire, come motore di aggregazione delle genti italiche preromane, con una sorta di substrato antico religioso e culturale che faceva paura al potere costituito romano. Quindi Roma arriva, punisce queste persone e non è escluso, punisce questi centri e non è escluso che lo stesso incendio che noi abbiamo trovato sia il resto dell'incendio e degli attacchi romani a chi si era alleato, a chi aveva osato allearsi con Annibale. Quindi Roma, sappiamo dalle fonti, arriva e si vendica alla fine delle guerre puniche e reprime ulteriormente le popolazioni locali con la legge De Baccanalibus, si chiama, contro i riti bacchici. Siamo sicuramente vicini, se non dentro, il centro del potere dell'antica città di Tiriolo di epoca Brettia, III secolo a.C. Io credo una delle grandi promesse dell'archeologia calabrese dei prossimi anni. Insomma, una grande civiltà ha vissuto nel posto che noi stiamo calcando in questo momento e da qui adesso noi ci sposteremo in un'altra civiltà, quella dei vestiti. Il vestito tipico di Tiriolo, andiamo a scoprirlo. Allora, altra ala del museo, quella dedicata al costume tipico calabrese, perché non è solo di Tiriolo, noi però facciamo vedere quello di Tiriolo in primis. Una bella coppia qua vicino a me. Sono questi di Tiriolo e poi naturalmente dai paesi vicini, e la maggior parte sono tutti i costumi che riguardano appunto la Calabria, l'istimo calabrese principalmente, e che lega questo discorso appunto del panno rosso. Infatti il costume, il museo del costume si intitola I paesi dei panni rossi, perché la donna, una volta che si sposava, la donna maritata, doveva indossare il panno rosso che si vede su questo costume che si vede qui. Cioè, naturalmente il costume si compone di diversi pezzi. Questa ecco, è una coppia, analizzare. È la coppia matrimoniale, il giorno diciamo del matrimonio la donna si vestiva, la sposa, diciamo che, perché c'ha le guarniture, le decorazioni di colore chiaro. Cioè, merletti che si fanno tutto. I merletti che si fanno tutto. Ora, questo per esempio ancora si fa, se non lavora al tombolo, insomma. Ma naturalmente, ecco, curioso è
l'infaldatura della gonna, cosiddetta cuda, è tipica sì, della zona di Tiriolo e paesi vicini. Insomma, ogni paese ha adottato un modo diverso di fare questo nodo. Insomma, comunque, cioè, si nota anche, no? Anche nell'abito nuziale ufardale, il grembiule. Il grembiule, sai che vabbè, faddale qui è mantisino, per esempio, in altri paesi è faddale, insomma, faddalino, faddalicchia, insomma, secondo vantera. Ci sono, ogni paese poi ha adottato la un sua. Un attimo, e sì. Il copricapo. Cioè il grembiule, il copricapo, mandile, insomma, o la tovaglia, come viene poi chiamato. In altri paesi, per esempio, la ritorta o ritorto, insomma, o chilindente o rindiello, a seconda. Allora, paese, l'arbaso invece credo sia... Allora, questo dell'uomo è sempre più o meno uguale, insomma, a tutti gli altri, c'è il mantello, insomma... Il copricapo, ciocco, anche tipico vostro? È il, no? Sì, è il cappellino, insomma, questo veniva portato di traverso, cioè come nel bersaglieri, insomma, si mette così. Certo, certo, eccolo qui. Così, e poi c'è il laccio che va... Non entra nella mia testa, è così. Questo era l'abito da sposo. In quale anno siamo? E vabbè, diciamo che il costume sarebbe già al 1600, 1500, 1600. Qui, per esempio, nell'Ottocento ancora si portava questo vitriolo fino al 1800. Abbiamo una foto di un signore che vestiva ancora l'abito del 1940. Insomma, l'ultimo tiriolese che porta questo abito particolare, scusi, singolare, insomma. Di questo periodo, dopodiché è morto, questo è finito. Altri momenti di vita si trovano negli altri costumi da donna, eccole qui. Una volta maritata poteva indossare i ricami e naturalmente questo è l'abito. Aspetta che vengo, dica, aspetta, ecco qua. Questo è l'abito da festa, e la donna insomma indossa quando è la festa. Invece tutti i giorni, questo è quello giornaliero, l'abito giornaliero. Certo, sento ricco però giornaliero. Sì, vabbè, giornalmente insomma è più modesto, nel senso che non ci sono tanti colori, non ci sono, insomma, i ricami non sono così sfavillanti, insomma, qui non si vede, è più ricco. La ragazzina invece che abbiamo qui dietro, la ragazzina indossava questo abito, non poteva portare i ricami perché era vietato, perché era considerato segno di civetteria, insomma, allora la ragazzina doveva essere sul modesto. E questo è, diciamo, l'abito sempre tradizionale. La ragazzina nel lutto diventa automaticamente tutto nero. Tipico, cioè, meridionale. Sì, no? Tipico meridionale. Però il panno rosso per Tiriolo rimane, lo vediamo qui. Sotto. In altri paesi anche nel lutto il panno diventa nero. Mentre invece portavano un cilindente o travierzo, che è una specie di travierzo. Travierzo, sì. È una specie di sciarpa che doveva, quando la donna usciva, doveva coprirsi il volto, insomma, l'orientale, non doveva farsi vedere, si vedevano solo gli occhi. Quasi araba. Diciamo, quasi araba, sì. Ma c'erano delle tradizioni qui fino agli anni 30, venivano pagate le donne, per esempio, della vicina Caraffa, che è un paese di origine arbrescia, abbiamo anche qui il costume, per fare il pianto funebre, insomma, poi scompare pure quello, non so, che è una tradizione grande. Allora, io noto che cambia decisamente poco rispetto... Questo è, diciamo, Marcellinare, che è vicino, Settingiano, che è vicino, poi c'è anche Miglierina, Amato e Caraffa. Caraffa ha due vestiti, questo di origine arbrescia, questo è proprio albanese, loro lo portano, insomma, dall'Albania nel 1400, quando vengono qua i primi albanesi. Poi, si parlano? Ancora parlano arbrescia, si parlano l'albanese. E poi però adottano questo che vediamo, l'abito più o meno come quello di Tiriolo, perché facevano parte del tenimento di Tiriolo, e allora adottano sono anche questo. Popolazione, quindi. Miglierina, che non è lontano da qui. Insomma, questo è l'abito matrimoniale, infatti, Miglierina, perché poi adottano quello come quello di Tiriolo, la stessa cosa, l'uso di Tiriolo. Insomma, c'è anche il bancale, c'è l'abito simile a quello che vediamo. Ma bancale non manca mai, anche Gimigliano, vedo. Anche Gimigliano, sì, ma tutti. È tipico catanzarese. Tipico, i bancali sì, sono tipici. Questo invece cambia poi. Vabbè, qui è Martirano Lombardo, siamo sopra, poi c'è Olivadi, Conflenti, che è del Reventino, perché allora Tiriolo influenza i paesi che sono qui vicino, mentre invece Lamezia Terme influenza, no, sul Cosentino ancora, poi è diversa ancora. Sulla Mezia invece influenza i paesi del Reventino, tipo per esempio Conflenti, tipo questo qui Martirano Lombardo e altri paesi che sono simili. Invece nel Cosentino abbiamo Castrovillari, completamente. Si cambia perché lì sono i paesi albanesi e l'influenza albanese si sente sul costume di Castrovillari e su quello di Morano Calabro. Che anche lì, sui decori, sì. Devo dire che... Mentre invece abbiamo gli occitani con Guardia Piemontese, che è qui. Guardia Piemontese, questi arrivano dal Piemonte sempre nella fine del 1400.
e si stabiliscono nella zona, per esempio di Guardia Piemontese, Amantea, insomma siamo su quelle zone lì. E naturalmente questo è il loro abito, vedete che è diverso dai nostri, perché? Perché la donna di guardia indossa il grembiule sui seni, cioè per coprire, per questioni religiose non dobbiamo far vedere il seno, no? Mentre vediamo gli altri vestiti, più pudiche, il cosiddetto faddale o mantisino, grembiule eccetera, viene sempre indossata la vita. Questo è Murano Calabro, l'abito matrimoniale di Murano Calabro, poi c'è Luzzi, e qui invece è la Mezzia Terme. La Mezzia Terme ha questa specie di gonna molto interessante, insomma, c'è tutta questa presettatura un po' francese, un po' spagnola, insomma, diciamo, molto 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 ricca. Degli orli ricorda più la fase spagnola della... Sì, molto probabilmente sì, insomma. E infatti poi, come dicevo, influenza i paesi che sono intorno alle 20. C'è l'altra sala, se vogliamo andare a vedere, ci sono ancora altri vestiti, perché sono poi i costumi della zona di Soverato, ascende verso Sant'Andrea, Santa Caterina, insomma, c'è avuto quelle zone. Ci manca la provincia di Reggio, così dovremmo vedere. Cioè, per esempio, regine svegliate, no, è un costume interessante, è quello di Bove, per esempio quello di Gioiosa Ionica, quello di Polisten, insomma, sono dei costumi veramente singolari. Il signore la Madame. La Madame. E sì, pure un bel costume, insomma. Se riusciamo ad avere qualche altro finanziamento, perché stiamo cercando di raccogliere un po' tutti quelli che sono i costumi interessanti e principali della Calabria, come quello pure di San Giovanni in Fiore, e questo che abbiamo elencato della provincia di Reggio, insomma, cercare qualche altro finanziamento di allargare e completare. Grazie. Siamo da Mirella, quando si va da Mirella si va a parlare di Vancali. Certo. Che è Vancali? Di Vancali. Che è Vancali? È lo scialle tipico nostro di Tiriolo, quasi sempre nero con le strisce colorate. Poi si fanno altre cose più innovative, tipo questo che sto cucendo adesso. Questo non è il tradizionale, infatti ha i disegni a fascia sui due laterali. Perché si fa ancora nel 2017 o Vancali? Perché si usa tanto da usare per le cerimonie. Ancora, ma solo a Tiriolo, no? No, dappertutto. Ne faccio da spedire anche all'estero. Ne faccio sempre, me li chiedono anche abbinati agli accessori. È un accessorio che piace molto alla donna moderna, questo. Sì, anche alla ragazza. Proprio stamattina è venuta la mamma di una ragazza a cui l'ha regalato per Natale e me ne ha prenotati altri per alcune amiche, ragazze giovanissime. Senti, te l'aspettavi tu? No, però sono felicissima perché si tramanda ancora e poi proprio perché viene apprezzato dalla giovane. Vogliamo spiegare come viene prodotto? Certo. Allora, io vedo che hai già, noi diciamo, l'armato, utelaro. Sì, il telaio armato, infatti è tutta nell'armatura la lavorazione. C'è pedalora pronta? Pedalora, casside, licci. È già impostato. Licci. Li chiamiamo lizzi. Lizzi, dipende lizzi. Poi. E da qua l'avete parte, pure, certo, sì. Da qua parte il lavoro. Andiamo a vederlo un attimo. Sì. Poi vediamo cosa viene fuori da questo lavoro quotidiano, che è un lavoro certosino, che va fatto pezzo per pezzo, rigo per rigo. Io provo ad infilarmi anche con la pancia. Ecco, ce l'ho fatta. Ecco qui, allora, abbiamo fatto danni anche, tutti i cannola, però senza come chiamate questi? Le spole, senza queste non si cannola, spole, spagnoletti, navetta. Termine navetta, eccola là, la famosa navetta, su e giù, e s'entrama. Allora, questa è una sciarpa, qua sto lavorando una sciarpa. Eccola. Ed è nera con i colori tradizionali. Stessa lavorazione di Vancali, un pochino più stretta. È più stretta, come lavorazione e come tecnica è quella, però è più stretta. Va messa una frangia dopo o no? Sì, dopo finita si rifila. La frangia come? Tombolo o uncinetto? No, si annoda con l'uncinetto, si infila proprio il filo con l'uncinetto e poi si annoda. Ho capito. Andiamo a vedere la lavorazione. In più questo è maschile. Addirittura?
e me l'hanno chiesta proprio con i colori nostri, i classici. Tipico colore di Tiriolo. Insomma, non avevo mai visto una sciarpa di questo tipo per un maschio. Andiamo a vedere, sì, prima che io finisca intrappolato, ed ecco come va prodotto, come viene meglio prodotto un vancale. In questo caso non è un vancale, ma ci assomiglia perché è un vancale piccolo. Questa lavorazione. Che stai facendo? E qua fermo. Cuciovo. Sì, perché qua da qua, questa è la tensione del filo. E allora, ecco qua. L'avvio della tessitura classica, poi perché è dappertutto, le tele si fanno dappertutto così, più o meno. Con ordito e trama. L'ordito è la base e la trama è quella che si passa con la spola. Quindi si intreccia trama e ordito. Qua è anche la lavorazione particolare, perché c'è la lavorazione ad occhio di pernice. Che questo sarebbe modo. Questo qua, questo. Anche se l'ho un po' modificato, ho messo dei fili diversi, ho impostato. Quando ho fatto lì l'impostazione dei fili l'ho fatto un po' diverso. Infatti non è un occhio di pernice semplice, c'è al centro, vede, una striscia. L'hai perfezionato? L'ho un po' innovato. Innovazione, ho capito. Allora, andiamo a vedere questa lavorazione tipica di Tiriolo, o vancali. In questo caso vancale un po' ristretto perché è una sciarpa, ma la lavorazione è prettamente uguale. Poi ovviamente quando si arriva a un certo punto col nero vanno reinseriti i colori e si utilizza questa qua, eccola qua, si cambia con l'altra spola oro oppure altri colori che hai inserito. Sono diventato esperto. Io ti lascio tessere, sperando che non è come Penelope, poi la notte capita che uno disfa perché è venuto male, capita. E ci vuole più a disfare che a fare. Per quanto riguarda la tessitura è molto più complicato disfare che fare. Ciao, buon lavoro. Grazie. Antonio Cretelli è il liutaio di una vita, che cosa produci qui a Tiriolo? Sì, allora, io ho iniziato da piccolo, ho iniziato da 13 anni, mi sono innamorato della musica tradizionale, mi sono innamorato degli strumenti tradizionali popolari calabresi e poi ho iniziato appunto andando a Sant'Andrea sullo Ionio, dove c'era il mio ex, ormai insomma non più tra noi, Peppe Ranieri, che mi ha insegnato l'arte, mi ha insegnato questa grande passione. C'era un museo, sbaglio lì? Il museo a Isca, esattamente, è il Conservatorio di Musica Popolare della Calabria, che stiamo per trasferire a Catanzaro Città. La passione è continuata quindi, da quando avevo 13 anni, è continuata fino ad oggi e continua a essere una grande passione. Lo faccio solo per passione, sicuramente non per commercio, anche perché è, diciamo, un mondo che ormai insomma si è, tra virgolette, allargato e si è un attimino snaturato dai quelli che sono i contenuti veri della tradizione, della liuteria tradizionale e degli strumenti tradizionali, che hanno veramente una grande storia che va protetta. Cosa, siccome hai anche accennato tu di trasformazione, cosa sta cambiando nel mondo della musica popolare calabrese? Allora, diciamo che è già cambiato da tempo, i giovani non hanno più la consapevolezza e la passione e l'approccio con la musica tradizionale. Mi spiego, gli alberi di canto, i musicisti tradizionali che detenevano la tradizione, cioè la musica popolare, si tramanda oralmente. Oggi c'è internet, basta andare su internet, si scarica un video, si imbraccia uno strumento, una linea, una zampogna e si suona. Invece no, la musica tradizionale è fatta di altre cose, di altri aspetti. Bisogna andare dal musicista tradizionale, bisogna conoscerlo, bisogna vivere insieme a lui e bisogna assaporare tutti quelli che sono appunto, diciamo, le leggi anche legate a questo mondo, che sono veramente tante. Ripeto, oggi i giovani hanno questa fretta di imparare, questa fretta di salire sul palco. Ahimè, questo ovviamente snatura il messaggio che si lancia a chi ti ascolta poi sotto il palco. Senti, perché la pizzica pugliese
riesce ad avere una dimensione mondiale, cosa che la tarantella in parte non è riuscito. Vabbè, diciamo che la pizzica ha avuto a favore la politica. La Puglia, con Puglia Sound e altri enti e altre fondazioni, Fondazione Notte Taranta, la Notte della Taranna, della Taranta, ha avuto, diciamo, questo grande, questa grande idea di lanciare non solo la pizzica, ma il territorio, il patrimonio gastronomico, il paesaggio, il mare. Quindi la politica, grazie ai finanziamenti, grazie agli aiuti, perché ahimè queste cose vanno aiutate, è riuscito a rilanciare il messaggio della storia e della cultura di quel popolo, del Salento, che è una storia antica, come quella della Calabria. Eppure tutti fanno tarantella in Calabria, non solo uno, insomma. Ormai la tarantella è diventata una moda, quindi la troviamo in tutte le salse. Ahimè, ripeto, dovremmo fare un passo indietro, frenare un attimino e ripensare e ritornare a quello che dicevano gli antichi. Le passate, la musica tradizionale va insegnata e va imparata con calma, non bisogna avere fretta. Andiamo sugli strumenti, anche per carpire qualche segreto, e anche i suoni, no? Tu suoni? Sì, io suono non sono un musicista, io mi definisco suonatore, è un appassionato. Suono gran parte degli strumenti che costruisco, quindi le calabresi, i fischiotti, le zampogne, costruisco tutti i tipi di zampogne. La Calabria è in Italia, diciamo, la regione che ha il più alto numero di tipi di zampogne, che ne dica per esempio Scapoli, dove dicono che è la patria della zampogna. Non è così, noi abbiamo da nord a sud 16 tipologie di zampogne diverse, 4 famiglie di zampogni, di ceppe, quindi la zampogna a paro, la zampogna moderna, la zampogna a chiave, la surdulina, e da qui poi ogni paese, ogni territorio ha elaborato il suo strumento, la sua particolare caratteristica. Sul vostro territorio qual è? La surdulina. La surdulina sarebbe questa. Questa però non è proprio la nostra, il territorio, il territorio è molto semplice, intagliata a mano. Invece questa viene tornita o lavorata a mano a coltello, invece questa qua è la surdulina del versante tirrenico, quindi c'è tra Aro San Lucido. È costruita che con... Cambia il suono? Cambia il suono, cambia la iteggiatura, cambiano le ance, perché le ance possono essere semplici, questa è un'ancia semplice, invece la zampogna a chiave è un'ancia doppia. Cambia la cameratura, c'è cioè il foro interno che può essere cilindrico e può essere conico. Ci sono diverse, diciamo, diverse caratteristiche e peculiarità che ha ogni strumento. Senti, la lira è ionica o no? La lira è ionica, non si costruiva a Tiriolo, assolutamente, non è uno strumento tipico, diciamo, di Tiriolo, ma è uno strumento che grazie alla cooperativa Lombardi Satriani nell'85 fu riscoperta, cioè era ormai stata dimenticata la lira. Da lì poi da Fragomeni, eccetera, sulla Locride, quindi stiamo parlando di Siderno, Mirto di Siderno. Vi dicevo, la cooperativa ha riscoperto questo strumento e lo ha dato, diciamo, nuova vita. Infatti oggi, insomma, i liristi, mentre prima erano 3 o 4, oggi ne contiamo quasi 504. Mille. Diciamo quasi 1000, io direi quasi 1000, perché veramente c'è stato un boom non solo in Calabria, chi suona in Calabria, ma veramente in tutta Italia e anche in Europa. Per esempio ho costruito molte lire per musicisti di musica antica e musica medievale in Belgio e anche in America. Senti, vogliamo far sentire i suoni diversi che hanno le due lire? Vabbè, la diversità è solo sul, diciamo, una è molto più acuta, l'altra è più grave, però diciamo. È il modo anche di suonarla, di tenerla, di suonarla. Ci sono vari modi, no? Vabbè, sul ginocchio, in mezzo alle gambe, insomma. Accordata e andiamo. Questa è più stretta, ha una, diciamo, cassarmonica molto più contenuto. Questa è un pochino più acuta, quella che utilizza. Questa è più grave, questo è un prototipo. Questa armonica più grande si scorda facilmente. Ma ci sono i biscari. Tempo, sì. Sì.
momenti di approccio con l'accordatura. Sono attimi che, insomma, sul palcoscenico si percepiscono come vuoti, ma in realtà... Questo è un prototipo, praticamente sto elaborando un tipo di lira che ti consente di suonare anche, diciamo, le note alte qui in giù. È ancora un prototipo. Suono è più pieno. Allora, se dovessi consigliare, no? Non dico uno strumento, ma quantomeno il modo di ascoltare la musica, o qualche anche dei gruppi che abbiamo, come dire, credo il gruppo primordiale non può che essere Reniglio. Sì. È stato loro che hanno in qualche modo iniziato, e non solo, anche portato alla luce tante cose che... Sì, dicevo, la cooperativa Lombardi Satriani era composta da Danilo Gatto, da Ettore Castagna, Sergio Di Giorgio, Salvatore Megna, che erano i componenti del Reniglio, sicuramente. Iniziare ad ascoltare la musica tradizionale calabrese è molto semplice. Se si ha in paese un anziano che suona, la prima cosa è andarlo a trovare e iniziare, diciamo, a registrare, a vivere con lui, ad ascoltarlo, ma anche in quelli che sono i momenti legati all'accordatura dello strumento, cioè all'approccio con il musicista tradizionale o con gli alberi di canto, come li definiva Bartok, appunto, è quello di riuscire ad assorbire tutta quella che è la saggezza e il sapere, perché non è solo prendere lo strumento e suonare. E come si arriva a suonare? Perché suona in quel modo? Perché si suonava in quel modo? Quindi io consiglio a tutti i ragazzi che vengono da me, avete in paese un suonatore, conoscetelo e frequentatelo. Quando un anziano muore è come un'enciclopedia che va sotto terra. Esatto. Hai insegnato tu a fare questo mestiere a qualcuno, no? Io ho insegnato a parecchi ragazzi, per esempio una di queste è Federica Santoro, che è una grande lirista, che adesso suona, studia il violoncello a Campobasso, ma secondo me è una delle migliori, insomma, che ho avuto. Arrivederci. Grazie. Siamo al ristorante al Mulino, andiamo a capire come viene preparata qui la cucina tipica. Siamo con Raffaele. Raffaele, sì. Allora, cosa prepariamo, Raffaele? Allora, come primo prepariamo una tagliatella di grano biologico, macinata a pietra e farina di castagna. Facciamola vedere, questa qua? Posso? Sì. Eccola qui. Tocrivo, come chiamate? In tocrivo. Farina di castagna e grano biologico? Grano biologico macinato a pietra del Molino Morelli, che andiamo a condire con dei funghi porcini e adagiata su una crema di zucca. E allora, che cosa abbiamo fatto intanto? Abbiamo messo l'acqua a bollire per le tagliatelle. Non sta bollendo. Lì abbiamo messo dell'olio extravergine d'oliva con dell'aglio. Olio extravergine d'oliva e aglio. Facciamo tutto in presa diretta, quindi pazienza, amici telespettatori. Ecco, qui invece? Poi, finché cucino la tagliatella, andiamo a fare un filetto di maialino con guanciale croccante e castagne. Questo è il secondo? Questo è il secondo su una... Eccolo qua. È già ha avuto una cottura a bassa temperatura. Che poi questo viene servito su una glassa di vino rosso. Questo va rosolato adesso? Sì, questo adesso gli diamo un po' di croccantezza. Allora, croccantezza. Insieme al guanciale. Guanciale di maiale. Visto che siamo nel periodo dei maiali. Eh sì, è il momento giusto. Allora, iniziamo con la tagliatella. Poi funghi porcini. Funghi porcini.
zona funghi, questa eccezionale. Beh, siamo sempre ai piedi della siva. Metto un picchio d'aglio dentro pure. Picchio d'aglio per profumare, lo possiamo togliere. Faccio togliere. Io spesso poi scambio fungo e aglio, e quindi non rimane un buon sapore, no? Quando addenti l'aglio. Funghi che stanno rosolando in padella. Quasi pronti perché sto andando per velocità. Ecco un po' di brodo. Un po' di brodo. L'altro c'è, non c'è, vediamo, ci siamo quasi. Ci siamo, abbiamo già messo sulle tagliatelle. Il guanciale sta rosolando insieme al maiale perché ha fatto prima. Preparato prima, prezzemolo invece. Mandiamo pure un dolce. Anche un dolce? Mandiamo un dolce che collega. Con la ricotta? Senza correggio. Perfetto. Ricotta di mucca? Ricotta di mucca, zucchero. Un po' di rum, facciamo tutto in presa diretta e tutto velocemente. Bergamotto reggino, ovviamente, è frutto tipico della provincia di Reggio Calabria. Un po' di scorza di bergamotto per dare un profumo e un tocco particolare. La facciamo con un frullatore, sta facendo, sta amalgamando. Tanto il guanciale va a rosolarsi insieme alla carne di maiale. Però dobbiamo spegnere quel coso, no, non sente nessuno niente. Okay, ci siamo quasi, è pronto, possiamo lasciarlo. Intanto il prezzemolo si sta amalgamando con i funghi porcini. La cottura quant'è sulla pasta? Pochi minuti? Pochi minuti perché è una pasta fatta in casa. Quindi si cuoce velocemente, 3-4 minuti massimo. Diciamo che è quasi pronto. Insomma, abbiamo fatto primo, secondo e dolce. 5 minuti. In una volata, 5 minuti, davvero straordinario. Salvatore, chi è il tuo cliente tipico? Chi viene qui? Beh, è un po' il cliente che vuole mangiare genuino, sapori nuovi e roba della nostra terra. Io allora faccio solo cucina territoriale. Visto che hai abbassato il fuoco, la pasta mi pare che sia pronta e va messa all'interno per essere saltata in quella padella insieme ai funghi porcini, non vi dico l'odore che arriva. Come si dice a casa mia, mangiami, mangiami, dice proprio così. Ciao. Ed ecco il primo piatto che è pronto per essere quasi impiattato. Allora, facciamo asciugare, intanto ci possiamo preparare per, sì, per impiattare. Prepariamo per impiattare. Okay, questo è pure pronto. Piatto del primo, questo? Yes. Questa cos'è? Questa è una crema di zucca. Che hai scaldato, flammè. Che fa? L'hai scaldato, sì. Ecco qua. Ecco la crema di e qua andiamo ad aggiare. Tagliatelle ai funghi porcini sopra la crema di zucca, anzi letto di crema di zucca, come nell'autunno. Tutto c'è. Inverno e autunno. Mancano le altre due stagioni che sono nel dolce. Quello è un piatto, è un dolce fresco, insomma. Eccolo qua. Ecco le tagliatelle ai funghi porcini. Piatto tipico di Tiriolo e della Calabria. E della Calabria. Ancora un po' di prezzemolo, colore e sapore. Colore e sapore, occhio alla seconda parte. E certo. Possiamo già avviare l'altro. Il secondo piatto. Piatto. Va tagliato quella carne, eh? Io sono d'impaccio, lo so, però insomma no, spazio è quello che è il tuo regno, quindi provo ad adeguarmi. Allora bisogna guarnire il piatto per il secondo. Che ci stai mettendo? Aceto balsamico, cos'è? Glassa di vino. Ah, glassa di vino. Qua che stiamo facendo? Allora, stiamo affettando. Faccio vicino alle telecamere. Venga qua, vieni qua con la telecamera. Vieni qua. Allora, affettato la carne di maiale. Adesso va sistemata nel piatto. Ecco il secondo piatto. Veloce, ci siamo. Come si chiama questo? Le castagne, questo è un filetto di maiale su glassa di vino con guanciale croccante e castagne. Ha un nome o no? No, non ce l'ha. Non ha un nome, nome strano, non ne diamo. No. È la realtà, quello che si vede. Filetto di maiale e castagne. Facile, facile. Un po' d'aglio ancora? No. Cos'è, castagna? Castagna. Castagna lessa? Lamelle di castagne. Sono lesse le castagne? Sì. Piatto particolare, secondo pronto,
non rimane che fare il dolce. Dolce, abbiamo messo dentro, ricordate, zucchero, ricotta. Che c'era altro? Ricotta e buccia di... E buccia di bergamotto. Sentiamo l'odore. Al bergamotto. Si sente il bergamotto già, già con la buccia. Allora, si prepara una pallina con del croccante di bergamotto insieme a questo miscuglio di ricotta e zucchero. Ecco il dolce pronto per essere servito, va ovviamente ancora guarnito. Altra pallina. E questo è un piatto leggerissimo, la ricotta non è poi ricotta di mucca. E siamo pronti. E questa è la parte del reggio. Qualcosa sopra gli mettiamo? Cacao, che ci mettiamo sopra? Liquidizio. Liquidizio addirittura. Ecco, abbiamo la cava, abbiamo un piatto. Allora, primo piatto, tagliatelle, funghi sul letto di zucca. Secondo piatto, filetto di maiale con le castagne e guanciale croccante. E poi il su glassa di vino rosso. Di ricotta con croccante al bergamotto e liquidizio di Calabria. Al ristorante? Al Mulino. Al Mulino con la? Raffaele. Buon appetito. Buon appetito. Allora, rincontriamo Masino, anche lo scultore del legno abbastanza... sei bravo, diciamo, lavoriamo, insomma, ho fatto gli studi d'arte, fatto l'Accademia delle Belle Arti, insomma, fatto gli studi artistici e allora poi mi sono dedicato, insomma, a queste cose. Allora, strumenti musicali. Strumenti musicali. Chitarra battente e questa che cos'è? Questa è una lira rinascimentale, adesso poi sarà lavorata, vi faccio poi vedere lo strumento finito perché ce ne sono diversi tipi. C'è simile un pochino alla lira, diciamo, nostra, che è quella, la lira calabrese, che si presta come strumento anche per la musica antica. Per la musica che legno è utilizzato per la... Qui è ciliegio, poi c'è ciliegio, generalmente ogni tanto qualche pezzo di noce, ma il ciliegio e qualche legno tipo, che ne so, per esempio il cipresso, il pioppo, insomma, che sono quelli legni. Il legno più morbido. So. Ci vorrebbe il sambuco, perché per la lira calabrese generalmente si faceva di sambuco, qualche cosa abbiamo pure fatto. Andiamo a vedere i prodotti finiti. Allora, ci spostiamo qui, eccola qui. Facciamo sentire il suono della lira rinascimentale. C'è questa. Sì, mi sposto un attimo. Questa va sempre messa tra le gambe come la lira nostra la tradizione. Suono decisamente diverso dalla lira tradizionale. La lira tradizionale è questa, vi faccio sentire quella tradizionale. Attimo, sentiamo quella tradizionale. Poi, c'è questa lavorazione. Eh beh, certo. Richiama anche il rinascimento. Questa è quella tradizionale, certo. Passiamo alla battente e accompagniamoci anche con qualcosa di vocale. Così, sì, un tamburello e una battente. E così facciamo la chiusura di questo nostro programma di oggi qui su Tiriolo. Andiamo. Abbiamo trovato un tamburellista a volo e la battente. La battente De Bonis che è questa. Questa è proprio originale del 1980, l'ho fatta costruire da Vincenzo De Bonis. Facciamo qualcosa di vocale insieme. E poi c'è la chitarra battente della tradizione nostra, insomma, quella catanzarese, quella fondo piatto. Facciamo qualche cosa, vediamo. Allora, pronti? Una tarantella a dispetto. Tutti i mariti quando luce un raggia e camattata
lasciate. Nai, 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 nai. Punto di ristoro importante qui su Tiriolo è il ristorante Due Mari. Perché Due Mari? Perché si vedono appunto i Due Mari proprio da questo punto. Sia lo Ionio che il Tirreno, vista che spazia da Capo Vaticano, addirittura si intravede il pennacchio dell'Etna e poi giù verso il grande golfo di Squillace. Noi invece siamo qui per raccontare di un altro piatto tipico. Sì, le tagliatelle con i fegatini di pollo, nati anche come spaghetti ai fegatini di pollo negli anni 60, fine anni 60, in questo ristorante. Con le frattaglie del pollo si è inventato un piatto che ancora adesso tantissimi ci chiedono. Allora, Antonella, come l'hai preparato questo sughetto che io già ho intravisto? Si fanno soffriggere dei fegatini e dei duelli di pollo in un intingolo di olio, pepe rosso e pepe nero. Si soffriggono e poi molto olio. Quindi un piatto piccante? Sì, un piatto piccante, decisamente, decisamente piccante. Allora, nel frattempo noi abbiamo messo su la pasta, sì. Vediamo, sì, già, la pasta calamme. La pasta calamme, quindi sta bollendo, 2 minuti di cottura ancora. Sì. Dobbiamo mettere in padella, sì. Sì. Andiamo a mettere in padella il sughetto preparato già prima, avete capito già come perché ve l'ha spiegato, andiamo a prendere, cos'è? Come le dicevo, quello sono quello che rimane del suo, dei fegatini con dell'olio e del pepe rosso. Mm-hmm. Allora, adesso andiamo a scaldarlo. Sì, andiamo a scaldarlo. Mettiamo subito sul fuoco, accendiamo subito, facciamo tutto in fretta, tremenda fretta perché siamo in netto ritardo, e una tabella di marcia oggi molto spedita qui sulla provincia di Catanzaro, siamo in altura, quanti metri è sul livello del mare? In piazza siamo a 6,90. Qui è abbastanza alto. Sì, sì, sì. Ha nevicato tanto quest'anno? Ha fatto tantissimo freddo. Neve niente? No. Sì, ha nevicato un paio di volte, però più che altro ha fatto tanto, tanto freddo. Pasta che è quasi pronta, ma il sugo va ancora riscaldato. Sì, ci vuole un attimo, sì, di pazienza perché, come tutte le cucine dei ristoranti, va tutto in maniera molto spedita e veloce. Sì, ma non velocissimo. No, non velocissimo, non, certo, velocissimo. Il tempo che ci vuole dobbiamo impiegarlo. Lo impieghiamo per chiacchierare. Altro piatto tipico del locale qual è? Il pollo alla diavola, decisamente il pollo alla diavola. Anche le penne all'arrabbiata sono... Il pollo la fa la padrone, da quello che ho capito. Cosa? Il pollo, sì, la carne la fa da padrone qui. Sì. Carne da padrone, ci siamo? Mi pare che possiamo... Eccola la pasta. Adesso va saltata all'interno di quel sughetto. Ma questo l'abbiamo acceso. Mm-hmm. Sì, è acceso, ma ancora deve dare il meglio di sé, cioè sì, far bollire l'olio, il sughetto meglio che abbiamo pesantuccio. Beh, però sicuramente non è un piatto leggero, però è uno dei piatti più... Piatto da pranzo o da cena? Entrambi. Tutte e due? Sì. Lo chiedono spesso? Sì, c'è gente che anche fa il primo e il secondo con questo. Addirittura, il primo e il secondo? Sì. Piattoni abbondanti, che fanno? No. Si mangia di fegatini a parte. Un primo e poi un secondo piatto. Ci siamo quasi, qualche attimo. Sì, qualche attimo perché deve... Per far intingere per bene la pasta in questo sugo preparato già da stamattina, vi ricordo, olio extravergine d'oliva, sì, abbiamo messo il pepe rosso, il pepe, sì, nero e i fegatini, ovviamente. Sì, il fegatino, il fondo dei fegatini, ecco qua. E quindi ci siamo quasi, Sì. Allora, a questo punto va impiattato. Sì. Come lo impiatteremo? Classico. Guarnito o no? No,
guarito con i fegatini. Solo con i fegatini sopra il pasta. Noi lo facciamo sempre così. Sempre con i fegatini? Sì. Al centro. Quindi gli date la possibilità di gustare pasta e carne. Sì. Insieme. Aspettiamo che vada nel piatto prima di dire buon appetito anche dal ristorante Due Mari. Ci siamo. Sì. Eccolo, ci siamo. Antonella è pronta per impiattare, prendiamo un piatto da portata, un piatto che poi andrà a finire insomma nei palati raffinati che troverà ben allocati qua a Tiriolo e non solo, non vengono solo a Tiriolo. No, oh, assolutamente. Questo... paesi limitrofi e anche sì. Laggiù, da Catanzaro mi dicevano. Sì, 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 sì. Addirittura. E andiamo a vedere come impiattiamo. Questa è pasta di grano? Farina di grano duro? Sì, 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 farina di grano duro. Quindi pasta fresca, un misto. E poi ci mettiamo anche il fegatino, insomma, questa è una razione ultra abbondante. Sì, che questo è primo e secondo. Primo e secondo al ristorante I Due Mari, dove si guarda lo Ionio e il Tirreno. È il momento di dire buon appetito. Spaghetti ai? Tagliatelle e fegatini di pollo. Buon appetito. Allora, con le immagini che state vedendo alle mie spalle, quelle dello Ionio e del Tirreno, si affaccia la vista qui spazia fino a Capo Vaticano, ci lasciamo. Abbiamo chiuso la nostra puntata straordinaria, a mio avviso, qui a Tiriolo, provincia di Catanzaro. Alla prossima settimana. Quanto strati e paesi e città io conosco, e quanto treni a scendere e a inchianare, quanto facce di uomini, di femmine, di picciritti, chi salutano, e lo treno, chi passa, e li robbi stenduti, e li trizzi dagli alla finestra. Quanto notti e quanto voti, puntare i denari, con la mano tra la sacchetta affondata, e quanto strada, con i piedi che dolino, e lo cori che si squaglia come gira.